Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si svolge ogni anno, da ottobre a dicembre. Dal 2018 a cadenza annuale e non più decennale e viene effettuato a campione, esclusivamente con questionario elettronico. Nel 2023 il campione è formato da 1.046.000 famiglie in 2.531 comuni italiani. Il censimento comprende due diverse rilevazioni, da lista e areale, e hanno obiettivi conoscitivi diversi. La rilevazione da lista prevede la compilazione autonoma di un questionario online sulle caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione, sulle famiglie e sugli alloggi. La rilevazione areale, invece, si svolge con il supporto di un rilevatore incaricato dal comune e prevede la compilazione di un questionario più breve con quesiti specifici sulla dimora. Ma vediamo come si svolgono. Le famiglie campione che ricevono una lettera nominativa con le proprie credenziali di accesso dovranno compilare in autonomia il questionario online, accedendo direttamente al sito dell'Istat. Potranno richiedere assistenza gratuita al numero verde 800 188 802 o recarsi presso uno dei centri comunali di rilevazione per ricevere supporto alla compilazione da un operatore. Invece, nei territori dove è previsto il passaggio di un rilevatore, le persone saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa. Il rilevatore, dopo aver acquisito informazioni anagrafiche preliminari, potrà somministrare il questionario tramite intervista, oppure indicare un centro comunale di rilevazione dove compilare il questionario in autonomia o tramite un operatore. Rispondere al censimento è un obbligo di legge. Aiutaci a raccogliere i dati per conoscere il paese, l'Italia, giorno dopo giorno. Scopri di più sul nostro sito.